Puglia in masseria. Ci vuoi spiegare il significato di questo consorzio della Murgia di Altamura? In realtà non è un consorzio solo della Murgia di Altamura, è un consorzio che nasce sulla Murgia, ma che coinvolge tutte le masserie didattiche della Regione Puglia, iscritte ad un albo, e che ha come obiettivo l'idea di portare la gente nelle masserie, o perlomeno di dare un assaggio in un contesto esterno alla masseria, invitando la gente poi ad approfondire e a venire in masseria sulle tematiche delle produzioni agricole, poi le tematiche chiaramente sono legate all'agricoltura, ma l'agricoltura si sa, abbraccia diversi, è un'arte, è un saper fare, una voglia di imparare, di conoscere, è tanto l'agricoltura. Sì, Didattica. sono masserie didattiche, Cosa vuol masserie. dire? Cosa Sono fate? aziende agricole che raccontano la storia di un prodotto, la storia di un'attività agricola, la storia di un. Si parte ad esempio in questo caso parliamo di grano perché il tema era il pane, si parte dal seme per poi far conoscere tutti i passaggi che questo seme attraversa fino a diventare poi, in questo caso, pane, anzi dirò di più, fino a diventare cialda fredda perché poi c'è anche la fase della trasformazione anche del pane e quindi dal seme al prodotto finito e quindi al consumatore, cioè il consumatore consapevole in questo caso. Ma in queste masserie. Sono masserie multifunzionali che partono dalla materia prima. Ormai l'agricoltore non è soltanto produzione primaria l'agricoltura, quindi fare il grano, produrre il grano. L'agricoltore deve saper fare tutto, deve essere produttore di grano, deve essere trasformatore di grano. Ripeto, parlo di grano perché in questo caso il tema è il grano, ma lo stesso esempio lo si può fare per il latte, lo si può fare per l'ortaggio, lo si può fare per la frutta, cioè per tutto ciò che è agricoltura. Non è un unico prodotto con un'unica azione. Quel prodotto ha diverse tipologie di azioni, che va dalla produzione di quel determinato prodotto, poi alla trasformazione, alla divulgazione perché bisogna farlo conoscere e alla somministrazione perché bisogna farlo assaggiare. I collegamenti con le istituzioni, quali sono? Sono diverse, hanno un diverso approccio, dipende un po' da come l'istituzione si avvicina alle aziende, nel senso che più l'istituzione ha voglia di conoscere la gente che veramente opera e quindi le masserie, il territorio, più è facile in qualche modo proporre idee, iniziative. Nel caso delle masserie didattiche è un'idea innovativa, quindi piace quasi a tutti come tipologia di azione. Ci racconti l'avventura della cialda fredda di Altamura? Com'è nata? La cialda fredda è un piatto molto antico della tradizione contadina altamurana. Si fa proprio con il pane di Altamura DOP, che ha questa caratteristica di diventare col passare dei giorni duro, ma allo stesso tempo ancora commestibile. I contadini di una volta che se lo portavano in campagna e dovevano rimanere per parecchi giorni in campagna senza avere la possibilità di rientrare nelle proprie abitazioni, quando il pane diventava duro lo tagliavano, lo spezzettavano, lo bagnavano con l'acqua e poi raccoglievano gli ortaggi della stagione. Era un piatto tipicamente primaverile, si mangiava anche d'estate e all'inizio dell'autunno e quindi con tutti gli ortaggi di quel periodo, pomodori, caroselli, cipolle.
sedano e poi si condisce ancora con olio extravergine d'oliva, sale e origano. Se una volta era considerato un piatto da destinare ai poveri o comunque alla gente che non aveva la possibilità di mangiare carne tutti i giorni o anche latticini, adesso invece è stato riscoperto come uno dei piatti principi della dieta mediterranea, perché contenendo vitamine e sostanze nutritive che diciamo fanno stare bene. Mi parli a livello visuale, estetico, come si presenta questo piatto? Allora, questo piatto dal punto di vista cromatico è molto accattivante perché ha tutti i colori più belli dell'arcobaleno: il rosso dei pomodori, il verde dei caroselli, il giallo dell'olio extravergine d'oliva con questa spolverata di origano. Antonio, dici pure, cos'è che cucini oggi? Sì, oggi stiamo preparando un piatto della tradizione pastorale pugliese. Si chiama la cialda fredda, quella che stiamo preparando, ed è una versione estiva, anche perché le condizioni esterne diciamo lo permettono. In alternativa, nel periodo invernale c'è la cialda, che si fa invece con l'acqua calda, diciamo c'è bisogno del fuoco per poter fare quella pietanza. C'era poca fantasia, o freddo o caldo, diciamo, però. È un piatto unico perché il pastore, quando doveva spostarsi durante la giornata, prima di uscire, portava con sé, aveva una scodella in legno, un piatto della tradizione pastorale. Secondo lei queste iniziative del GAL, perché voi siete legati al GAL Terre di Murgia, no, mi pare, hanno dei risultati immediati oppure sono in prospettiva? Quindi il discorso secondo me è a lungo andare, non è una cosa immediata, ma la gente sente parlare di Puglia, di Murgia e poi è invitata, invogliata a venirci a trovare. E in tutto questo discorso quanto c'è di arte? Cominciando da lei, si sente più un artista o solo un operaio, un operatore? Ma io mi sento più che altro un operatore. L'arte c'è, però diciamo in questo caso l'arte culinaria, poi abbinata in questo contesto anche all'arte delle sculture e delle forme di pane.